Marco Mengoni, parole in circolo, grande successo anche per lui alla festa di Radio DJ. Non vediamo l'ora, vi ribadiamo, di guardare la puntata, il sunto del meglio questa sera su D9, a cominciare dalle 21, credo in contemporanea anche su Real Time, quindi scegliete voi qual è il canale, quello che prendete meglio. Doppio, quello che prendete meglio tranquillamente. Caro Previ, eccoci. È arrivato il momento delle canzoni travisate, come ogni lunedì. Non è lunedì senza canzoni travisate, non ragazzi. Si può partire, ma non no, parte la giornata. Ma guarda, ripetiamo, c'è gente che inizia la settimana solo dopo aver ascoltato le travisate. Se no il paese non va avanti. Ma consigli di amministrazione bloccati, eh? Tipo allora lunedì ci vediamo alle 8:30, 9:15 per sicurezza, che poi non si sa. Un mezzo punto in meno di PIL, capito, di produttività, di ricchezza che non viene prodotta. Ma tutto questo grazie alle vostre segnalazioni e soprattutto alla segnalazione di Marta, la prima segnalatrice, appunto, Coldplay Magic. Affetto da tonnite acuta, tonno magico, ovvero l'incompensabile desiderio di cibarsi di tonno, Chris Martin ormai lo brama, lo agogna, lo vede ovunque, in tutte le forme, tranci, tagliate, tartar, scatolette, è magico naturalmente, certo, è il suo magico preferito. All'incauta intervistatrice ignara di questa sua passione che gli chiede quale sia il suo piatto preferito, ma dai, lui urla in faccia: è tonno, è tonno, è tonno. Non ascolta Radio DJ, però. È bellissima. Bisogna tornare sul concerto. La magica è bellissima. Allora, secondo segnalatore, Mick, Muddy Waters, quindi blues, ragazzi. Sì? Gypsy Woman. Well, you know, Gypsy Woman. Oddio, ragazzi, questa è la base del rock and roll, sì, ragazzi, blues di Chicago. Muddy Waters e Michele Guardì, tutti ben vestiti, passano a prendere. Ma scusami, perché hai la fase Michele Guardì? C'è del non detto, ogni perché ogni tanto? Così ti piace, colpa prendere... della suocera, già, la suocera a casa adesso. Passano a prendere Giulio Tremonti per il calcetto del mercoledì. In verità lo fanno apposta perché la mamma di Tremonti è una super milf. Tremonti è imbarazzato e gli amici lo scherzano, naturalmente. Muddy Waters lo mette davanti all'evidenza dicendogli: dai Giulio, madre bella c'hai. That you your mother's bella c'hai. Ma è scandito, è perfetto. That you your mother's bella c'hai. Dai Giulio, madre bella. Ti devi vergognare del super milfone. Madre bella c'hai. Ok, ok, grazie. Allora, Francesco e il Francesca, scusate, la segnalatrice, e il figlio Sassi Acerbi. Sassi Acerbi. Non so se l'ha chiamato Sassi Acerbi. Si chiama Sassi Acerbi. Sassi Acerbi. No. Sai che bello. Vabbè. The Weeknd, The Hills. È The Weeknd. Ascoltano della bella musica i nostri ascoltatori. The Weeknd è molto geloso della propria privacy quando lo paparazzano con Roberta Beta del Grande Fratello 1 fuori dal fuori dal camana di Buccinasco. Tenta di aggredire il malcapitato fotografo con un kenzuiuchi, un colpo col pugno a martello. Ma prima lo minaccia dicendogli: vuoi una botta? Cazzo filmi. E glielo dice facendo il robot. Anche minaccioso, senti, minaccioso. Bellissima, bravi, bellissima. Ce la facciamo? Sì, un'altra. Elio, Luca, Luca, Aura, Laura, Federica, Silvia, Donatella, via. Perché? No, ridimmeli. Elio, Luca, Luca, Aura, Laura, Federica, Silvia, Sara, Donatella e Filomena. Allora, tutti questi se la travisata fa cagare, ragazzi. Certo. Andiamo a prendere una a una. Sayera, I bet. Sono ascoltatori di Old Dani oggi, non si dà. Sì, che poi qualcuno dice, si dice Chiara. Ah, Chiara. La pronuncia sarebbe Chiara, vabbè. È l'unica persona al mondo che apprezza gli uomini rifatti. Botox, filler, acido ialuronico, secondo lei sono accessori indispensabili per l'uomo moderno. Certo. Alla domanda qual è il tuo uomo ideale, risponde: uomo di silicone. Uomo di silicone. Ora il problema è cosa dice? Cosa dice? Uomo di silicone. Ancora. Uomo di silicone. Bellissima, e bravissimi i nostri segnalatori. Ed era solo la prima parte delle canzoni travisate. Sono le 839. Oggi ce la possiamo prendere veramente comoda. Vai Justin, è il tuo turno, canta. You gotta go and get angry at all of my honesty.
Già ampiamente ricordato che questa è anche canzone travisata dedicata a Mister Sarri. Questa sera, tra l'altro, in bocca al lupo, Mister. Nonostante la gufata di Enrico il Bagnino, ricordiamo. Fiorentina Napoli 0-0 di paura, tra l'altro. E continuiamo con le canzoni travisate, perché è arrivato il momento del segnalatore o segnalatrice. Segnalatore Sergio De Michele. Qui si è aperta una battaglia tra me e Lancia. A me questa travisata entusiasma, potremmo cantarla tutti così. Sì. Lancia è rimasto gelido e impassibile, non ha neanche accennato. Saremo però noi o il pubblico a casa a decidere se c'è o non c'è? Scusami, quindi è il classico caso tipo dei film di Malik, cioè o è genio o cagata. Amici. Perché c'è il genio? Il primo, dai, il primo. La sottile linea rossa, dai. Sì. No, The Tree of Life, veramente puoi vedere con i tempi invertiti. Ma così mi ricordo, diciamo, andò più di un cinema con i tempi invertiti. E nessuno ha fatto un po' David Lynch, diciamo. Quella roba, anche Lynch un po'. Post Lynch. A me, sinceramente, vabbè. A parte la limonata di vedi, wake me up before you go. Allora, io do già un punto a te perché ci permette di ascoltare gli Web. Aspetta, prendete la visata, non me la ricordo bene, fammela un po' sentire. Questa parte non me la ricordo. Aspetta. Come aver ripulito le orecchie. Esatto, no, perché è come tu dici, guardi, abbiamo parlato di farmacia, si prenda un Ginza, ma poi si prenda un Wem, così almeno compensa. Allora, George Michael è un grande tifoso di McEnroe e non manca di prendere in giro l'odiato Björn Borg. E una volta gli fa lo scherzo di "hai una macchia qui". E no, un'altra volta lo scherzo del "sai chi ti saluta tanto". No. Ma quando gli prende la testa, gli fa la frizioncella, quella con la nocca. Con l'occhino sulla testa. Borg si inalbera e lo minaccia di morte. Certo. George Michael sdrammatizza e gli dice: "Ti piglio in giro, Borg". Ora non c'è, però c'è. Piglio in giro, Borg. Ma come non c'è? No, non c'è, ragazzi. Ma come c'era cantato sempre tu, Borg? Quando andava al bar. Ma io se poi la canterò, ti piglio in giro, Borg. Partire, ma da sì, adesso, c'è. Quindi ma anche c'è. Il trio è diviso. Ma due c'è molto fuori. L'idea mi fa riderissimo, dai, ti piglio in giro, Borg. Comunque promossa. Promossa, grande. Allora, Lorenzo Sodero, Black Sabbath, Pariah. Ok. Qua non c'è bisogno di andare avanti, grazie Previ. Ozzy nei ritagli di tempo suona, ma non ha mai smesso di lavorare al reparto scocche. Quando torna a casa. Reparto scocche. Scocche, verniciatura, scocche. Ma hanno fatto reality, non c'era mai questa battuta. Non l'ho mai visto. Non c'era. Grazie. Quando torna a casa, trova quella scriteriata di sua moglie che gioca alla PlayStation e la casa che è un casino. Quando si stranisce, lei gli dice: "Metti a posto tu". Ma arrogante pure. Allora Ozzy mette subito in chiaro una cosa: "Ehi, no, massaia, già so operaia". Questa c'è come. Non è che mi tratti di merda così. Con il camice, la tuta, con il nome di vernice. Età. Non mi puoi trattare così. Avanti. Simona Bufano, Radiohead, Morning Mr. Magpie. Post rock. George Michael, come abbiamo visto, è un burlone. È ufficiale. Vede Tom York e lo prende di mira. Una volta gli lega i lacci delle scarpe. Allora. E una volta gli tira il dito. Scherza. Ma quando gli appoggia gli attributi sulla spalla. No. Questo è un viziaccio che bisogna togliersi. Allora, chi lo fa è una brutta persona. Ok? Io guardo te, però. No. Dovrebbe. Il Previ guarda te. Allora. Tutti tranne io. Okay. Perché ricordiamo che la regola qua: se il Previ sbaglia si prende una bigolata. Piano piano. Non è così. Amore, non sempre Laura, c'è tessuto. Non è così. No, è così. A volte anche solo per divertimento. Sul collo. Comunque. Sul collo. York cosa fa? Sconsolato, ha dato lo scherzo di cattivo gusto, gli rispondi, gli dice: "Il cazzo no". Tic tic tic.
ancora. La mettiamo al loop per i prossimi 40 minuti. Vedo l'ora che torni in Italia a suonare. Io voglio lo striscione. So che ne è un'altra, ma ci riprendiamo un attimo. No. E continuiamo tra poco. I cani su Radio DJ, le 8:51. No, hai sbagliato. L'ascoltatore ha osservato questa cosa, devi prendere la punizione. La punizione. Vengo lì. Dai, le ultime due canzoni travisate, le migliori per questa puntata, sono di Eleonora da Roma, Coldplay, In for the Weekend. Travisatissimo. Snoop Dogg è un prolisso, quando attacca bottone tutti scappano. L'ultima volta Lindsay Lohan ha simulato una paresi. A sto giro la sua vittima è Chris Martin, che incontra in coda sotto il sole nella fila Zoomarin a Torbaianica. L'hanno avvistato lì? Sì, erano tutti e due lì che facevano il 29 febbraio. E gli fa un pippone sul bosone di Higgs, tra l'altro dicendo cose scientificamente sconclusionate. Al che Chris Martin, che ama la sintesi, taglia corto e dice: dimmi che sto a schiuma. Allora non è il 29 febbraio, è il 29 luglio. Sto schiumando. Allora, Luca Madessi, ultimo segnalatore, Cristina Aguilera, Gini e Nabato. Lei è un po' che non, fatto l'attrice, vi ricordate? Sì, ma perché non si vede più? Cristina, escile un paio di canzoni, dico per dire. Comunque nel 2015 ha vinto il suo sesto Grammy. Cristina Aguilera, Gianni Meccia e Ezio Mauro si giocano il torneo di calcetto di Gatteomare contro la squadra di Roberto Mancini, Attilio Fontana dei ragazzi. No, non le commentiamo perché c'era la festa. Fortissimo Ezio Mauro, sì. Attilio Fontana dei ragazzi italiani e Vito Psy, il sosia ufficiale italiano di Psy, che vi invito ad andare a vedere. Vito Psy. Personaggione, Vito Psy. Vito Psy. È di Canosa. È uguale. Invitiamolo alla DJ Ten di Bari. Vito Psy. È giusto. Vieni, dai. Rigore decisivo all'ultimo minuto. Aguilera in porta contro Mancini, che tenta il cucchiaio. Si fa un cucchiaio calcetto? No, pessima idea. Gianni Meccia, preoccupato, dice all'Aguilera: ce la fai? E lei, sputando nei guanti, si guarda dritto negli occhi il suo avversario e sibila: a Mancini glielo paro. E poi è il titolo della canzone: a Mancini glielo paro. Con una mano sola, proprio con l'eco anche. Ma scusa, fammela risentire. E lo ribadisce. Ce l'ha giunta. Bravissimi, bravi. Bravi Lancia Prevignano, ma soprattutto bravi i nostri segnalatori. Vi ricordiamo sempre: potete segnalarci le canzoni travisate su Twitter, hashtag canzoni travisate, sulla pagina Facebook Trio Medusa, su DJ.it nella pagina blog, oppure mandando una mail a a.prevignano@dj.it. Ma stanno arrivando tantissimo. Almeno smette di lamentarsi con noi, si lamentano con te, se non vai in onda. A me piace lo stile servile. Ti prego, previ, ti prego. Sì, no. Volevo dire, quello no, ma se allegate foto di donne nude è più facile che il Previ approvi le vostre canzoni travisate. Grazie Patrizio, salutiamo anche Maurizio che è venuto a trovarci, grande Mauri, un bacio alla signora Gambi che è a Milano, buona giornata, noi vi lasciamo in compagnia di Fabio Volo, buon lunedì da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Domani puntuali quelle 700, birba chi manca, ciao!